1-1 del Genoa Under 17 con l'Inter, una partita che potremmo dire si è decisa tutta negli ultimi 5 minuti. Il Genoa, non lo diciamo per piaggeria, però meritava di vincere oggi perché ha creato di più dell'Inter. Sì, c'è da fare un applauso ai ragazzi e a tutto lo staff perché hanno fatto veramente una grande partita contro una squadra che è considerata da sempre nella categoria 2002 la più forte d'Italia. Basta vedere il numero di nazionali che annoverano nella rosa, sia in panchina che in campo. Oggi c'era veramente almeno 7-8 reduci dall'ultimo europeo Under 17 nella finale con l'Olanda, quindi sicuramente una corazzata, però i ragazzi sono stati encomiabili, veramente un gruppo che in tutto il suo percorso in questi anni merita veramente un plauso enorme perché hanno cuore, hanno capacità di adattarsi all'avversario, hanno determinazione. Oggi hanno fatto anche ottime cose a livello tecnico, dimostrando la crescita anche sotto questo punto di vista nell'ultimo anno. È un peccato perché oggi poteva essere un trist di vittorie e di risultati eccellenti per il settore giovanile in generale, perché l'Under 15 vince con la spalla e va in semifinale scudetto, e l'Under 17 femminile invece terzo posto, è la terza squadra più forte d'Italia e nella categoria. E ecco, in questo caso ti anticipo la domanda, potrebbe essere la futura primavera o prima squadra del Genoa femminile questa Under 17? Ma le ragazze hanno fatto un'annata straordinaria, quindi tanto bisogna applaudire per quello che hanno fatto, la crescita di un movimento nato da poco, in cui io tra l'altro sono veramente parzialmente partecipe perché mi arrivano tutti a Santo Bignone, a Cristiano Francomacaro, a tutti gli altri allenatori, quindi un plauso a loro sicuramente. Hanno fatto una bellissima cosa in queste Final Four qui sull'Adriatico. E niente, quindi vediamo poi per il futuro cosa sicuramente un movimento in grande espansione, quindi Genoa dovrà farsi trovare preparato sia come tecnici sia come società. La società dovrà essere preparata a questa cosa perché forse non si ha ancora la percezione totale di quanto possa essere importante il movimento femminile in futuro. Per quanto riguarda i ragazzi, invece abbiamo due squadre nelle Final Eight, continua il percorso dei risultati incredibile degli ultimi anni. Incredibile perché sembra una parola magari scontata, no? Però veramente negli ultimi tempi i settori giovanili, anche di realtà fino a qualche anno fa secondari, sono cresciuti tantissimo. Fanno degli investimenti, voi avete visto arrivare alla SPAL, avete visto alla SPAL i centri sportivi che hanno, i centri sportivi anche di società come la Cremonese, ma anche qui vicino a noi lo Spezia, l'Entella, cioè c'è una crescita esponenziale a livello generale, gli investimenti, e quindi di riuscire ad essere ancora all'altezza a livello di risultati, riuscire a portare dei gruppi a primeggiare tra le prime in Italia è veramente un motivo di soddisfazione enorme che premia il lavoro dei ragazzi, degli allenatori, di quelli che lavorano nella scuola calcio. Veramente la Final Four dell'Under 15 e poi la categoria giovanissima è forse lo scalino più particolare del settore giovanile, perché è quello che passa dall'attività di base all'attività agonistica vera e propria, quindi è un prodotto quasi tutto locale, diciamo così, quindi è veramente motivo d'orgoglio, così come moltissimi locali c'erano oggi qui nell'Under 17 provenienti da scuola calcio, quindi il senso d'appartenenza, la passione, la coesione che c'è tra gli allenatori e tra i ragazzi rimane il segreto principale, a mio avviso, di questo settore giovanile che ottiene risultati. Già che ti ho a portata di mano, ti chiedo, c'è da portare in porto ancora una cosa il settore giovanile, ed è la salvezza della primavera. Certo, lì. Ieri è stata una partita sicuramente non facile contro un avversario sicuramente difficile. La Primavera è una categoria particolare. Da quando c'è stata la riforma, 16 squadre, inizialmente tutte di Serie A, però 16 squadre top, diciamo così, in Italia con tre retrocessioni è veramente molto molto selettivo. Infatti, tra virgolette, ci hanno lasciato le penne squadre con società come il Bologna, la Lazio, il Milan quest'anno. Quindi, se continuerà a essere così il format della primavera, bisogna mettere in preventivo che ogni anno qualcuna delle grandi o delle squadre, magari principali, società principale, possano poi andare in Primavera 2. Però poi è ovvio che il prestigio, l'immagine di fare la Primavera 1 e la visibilità è importantissimo, però è veramente molto complicato ogni anno riuscire a essere competitivi e a non rischiare, perché è veramente un format molto molto difficile. Direttore, nonostante le difficoltà, come lei ci diceva, dal punto di vista delle strutture, il settore giovanile del Genoa comunque si dimostra molto competitivo, il fiore all'occhiello di questa società, e lei parlava anche di nazionali, dal
che l'Inter poteva schierare e che annoverare tra le sue file, ma anche nel Genoa si sono distinti tanti ragazzi e forse meriterebbero una chiamata nelle rappresentative di categoria. Ma sì, ci sono ragazzi che sono cresciuti molto, sicuramente la rappresentativa in particolare della Leva 2002 è formata, se voi andate a vedere i convocati degli ultimi europei, tutto è formato in gran parte da giocatori di 4-5 club, top elite, Inter, Juventus, Roma, Milan, sono, è una nazionale in cui veramente è molto meno omogenea di altre, che ne so, dell'Under 15 piuttosto che l'Under 19, l'Under 18, e questo significa che l'Inter in particolare è una realtà tecnica eccezionale. Noi abbiamo dei giocatori che poi magari non fanno parte in questo momento della nazionale, però la nostra storia insegna che tante volte i nostri ragazzi non sono stati chiamati per anni in nazionale, poi hanno esordito prima di altri in Serie A, hanno giocato prima di altri nei professionisti e sono arrivati a quello che è l'obiettivo principale della società, che è quello di formare calciatori. Adesso noi come club dobbiamo ritrovare una grande sinergia, prima squadra, primavera, settore giovanile, che ha consentito tanti esordi, che ha consentito tanti debutti, che ha consentito tanti rischi, tra virgolette, presi da allenatori della prima squadra, che non hanno avuto problemi a far esordire 17enni, 16enni, 18enni. Ecco, questo deve essere il nostro obiettivo. Prima ancora dei risultati di squadra bisogna che ritroviamo questa unità di intenti per produrre calciatori e per valorizzare calciatori locali. Senza paura, senza avere timori di abbiamo la classifica, siamo in posizione difficile. No, noi l'input della società deve essere quello di produrre giocatori e avere il coraggio di valorizzarli, perché da sotto, a mio avviso, i prodotti ci sono. Anche perché se un ragazzo vale, diciamo, la carta d'identità, entra in gioco in secondo momento. Beh, noi siamo l'esempio lampante, cioè Genoa ha nella storia del calcio italiano, ormai parecchio lunga, annovera ben 3 giocatori tra i 10 esordienti più giovani di tutti i tempi. Quindi è la società che ha i giocatori esordienti di Serie A più giovani di tutti i tempi. Poi non hanno esordito così in maniera, sono ragazzi che poi hanno avuto un valore calcistico, valore economico, hanno portato dei vantaggi a tutto l'ambiente del Genoa, la società in particolare. Noi abbiamo Esharawi, credo, ottavo, Salcedo sesto e Pellegri primo, cioè 3 esordienti negli anni 2000, tra l'altro tra i più giovani di tutti i tempi. Io penso che, insomma, se hanno esordito loro, possono esordire anche altri. Grazie mille. Grazie. Grazie mille.